Il nostro bisogno di essere accettati nella comunità in cui viviamo ci porta ad adeguarci a dei modelli di riferimento, ad esempio la famosa famiglia del Mulino Bianco, per intenderci, modelli che rappresentano per noi l'ideale di normalità. Ora, in statistica, il termine norma è un sinonimo di moda. La moda è quel carattere che nella popolazione si presenta il maggior numero di volte, con maggior frequenza. Da questo punto di vista è piuttosto calzante ipotizzare che sia normale ciò che è più diffuso. Ma c'è un altro concetto in statistica che è quello di media, che secondo me è altrettanto utilizzabile da questo punto di vista. Perché è altrettanto plausibile pensare che sia normale ciò che è nella media. E allora, seguendo questa strada, mi piace addentrarmi in un piccolo giochino mentale, ipotizzando di appartenere ad una piccola comunità in cui ciascun individuo è rappresentato da un valore numerico. Io valgo 2 in questa piccola comunità, poi c'è il mio vicino di casa che vale 10, sua moglie vale 11, poi c'è il fruttivendolo che vale 8 e poi c'è il calzolaio che vale 9. Calcolando il valore medio, per inciso, non esiste una moda, perché non c'è un valore che sia frequente, presente più di altri nella popolazione. Tutti sono presenti una sola volta. Invece esiste un valore medio e questo valore medio è 8. Quindi possiamo ipotizzare che essere normali significa valere 8. Da questo punto di vista, il fruttivendolo è un po' l'idolo della comunità perché è il più normale che ci sia. Mentre io sono un po' lo sfigato perché sono il più anormale, perché valgo 2, sono quello più distante dal valore medio. E quindi cerco di sforzarmi per adeguarmi a questo ideale di normalità. Poi mi domando però, ma se io non ci fossi, questo valore che rappresenta la normalità, quanto varrebbe? E facendo un rapido calcolo viene fuori che varrebbe 9,5. Quindi, se io non esistessi, il fruttivendolo cesserebbe di essere normale. D'altra parte, nessuno a quel punto sarebbe più normale, perché nessuno vale 9,5, tutti sarebbero distanti dalla normalità. Ma soprattutto, questo ragionamento mi porta a concludere che io, in qualche modo, contribuisco pesantemente a quel valore di normalità, anche se ne sono distante. Anzi, forse soprattutto perché ne sono distante. E se io mi sforzassi invece di adeguarmi e riuscissi dopo grandi sforzi a valere 6, quanto varrebbe la nuova normalità? Facendo di nuovo dei calcoli viene fuori che vale 8,8, come se questo valore di normalità, man mano che io cerco di raggiungerlo, lui mi sfuggisse, scappasse via. E allora mi domando, ma vale davvero la pena cercare di sforzarsi per adeguarsi ad un valore che alla fine della favola è effimero, è volatile, è fumoso, è labile. Non vale forse la pena rimanere ciò che si è e dare il proprio contributo per ciò che si è a questo famoso concetto di normalità? Perché, come dice il buon Dalla nella sua canzone, l'impresa eccezionale è essere normali, che letta in altro modo significa che essere normali è l'eccezione, non la regola. E quindi viva la normalità.